Forza Pinocchio, vieni anche tu. Qua finalmente avrai tutto ciò che vuoi. Sarai felice senza impegno, senza sforzi. Tutti i sogni sono i tuoi. Ti hanno detto che la felicità è così. Ma chi lo dice? Il sogno sta per diventare realtà. Si accenderanno domani sera infatti i riflettori sul Paese dei Balocchi, la manifestazione giunta alla 14ª edizione che pone l'accento su tematiche importanti, che animerà per 4 giornate il quartiere di Bellocchi a Fano tra musica, racconti, interviste, attività ludiche e stand gastronomici. A tenere a battesimo l'edizione 2017 di questo evento sarà Roberto Oreficini, ex addetto alla Protezione Civile della Prefettura di Ancona. Oreficini, a nome del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, riceverà la cittadinanza onoraria che inizialmente avrebbe dovuto ritirare Fabrizio Curcio, l'ex capo dipartimento che a causa di impegni personali ha lasciato l'incarico qualche giorno fa. Tra le novità di questa edizione c'è la colonna sonora completamente rinnovata e affidata al cantautore fanese Luca Vagnini. Questa canzone è nata l'anno scorso quando ho suonato qua proprio al Paese dei Balocchi e Michele Brocchini insieme anche agli altri componenti di questa splendida festa mi hanno chiesto proprio di scrivere un inno, una canzone per questo avvenimento, grazie anche alla collaborazione di Giorgio Caselli dello studio AMM di Monteporto siamo riusciti a fare questo brano dove ci tenevo a non essere banale, a non dire cose stupide, volevo dire qualcosa inerente a questa festa, che non è una festa soltanto per bambini ma è una festa soprattutto per gli adulti. Da non perdere tra le novità anche l'attività di Lucignolo, Sparaballe o Sparabolle. E quest'anno, a parte gli ospiti come sempre che cambiano ogni anno in base anche al tema che è legato quest'anno al sogno, quest'anno abbiamo l'attività principale dedicata ai bambini, Lucignolo Sparabolle, Sparaballe Sparabolle, e sarà una nuova attività che è stata fatta in collaborazione con l'associazione Carristi. Quindi oltre a questo poi per quanto riguarda questo accordo che è stato fatto con Matteo Cavazzoni, il maestro pasticcere, e avremo il dolce del Paese dei Balocchi, quindi oltre alla nuova canzone anche il dolce che si chiama L'Ovetto. Quindi vi aspetto tutti al Paese dei Balocchi dal 17 al 20 agosto, Piazza Bambini del Mondo, Bellocchi.